Questa è una grandissima infrastruttura per entrambe le regioni, oltre che per il paese. La direttrice Foligno-Civitanova Marche e il tratto umbro della direttrice Perugia-Ancona sono aperte al traffico. L'inaugurazione è avvenuta oggi alla presenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Realizzando questa strada voi non avete soltanto messo la parola fine a un ritardo decennale. Complessivamente sono 50 chilometri di nuove infrastrutture che con 18 gallerie e 30 viadotti superano i dislivelli appenninici e collegano in modo diretto e veloce Umbria e Marche, sostituendo i tracciati esistenti delle strade statali 77 della Val di Chienti e 318 di Val Fabbrica, caratterizzati da percorsi tortuosi con forti pendenze in parte interni a centri abitati. L'investimento complessivo per la realizzazione delle opere ammonta a circa 1,3 miliardi di euro. I lavori sono stati realizzati dall'ANAS e della società controllata Quadrilatero Marche Umbria. All'inaugurazione sono intervenuti tra gli altri il ministro alle infrastrutture e trasporti Graziano Del Rio, il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli, la presidente della regione Umbria Catuscia Marini, il presidente dell'ANAS Gianni Vittorio Armani e l'amministratore unico della società Quadrilatero Marche Umbria Guido Perosini. La Presidente Marini, dopo aver ringraziato il Presidente del Consiglio, il Ministro, il Presidente di ANAS, le autorità presenti e tutti i professionisti e le maestranze che concretamente hanno lavorato per la realizzazione delle trasversali, ha detto: andiamo ad inaugurare due importantissime infrastrutture per l'Umbria e le Marche e per tutto il Paese, perché da oggi l'Appennino, grazie a questi grandi interventi, rappresenterà un punto non di isolamento ma di congiunzione tra le due regioni. Oggi l'Appennino, grazie a questa strada, diventa, queste due strade poi, diventa il punto di congiunzione in realtà e anche il punto di apertura e di incontro, e cambiano molte cose dal punto di vista delle imprese, dal punto di vista dei cittadini, del collegamento per noi che siamo una regione interna priva di sbocchi al mare al grande porto di Ancona. Realizzando questa strada avete restituito all'Italia la possibilità di credere che il futuro che ci aspetta è un futuro di orgoglio, di passione, anche di fatica perché c'è da lavorare, ma è un futuro nel quale se ce la mettiamo tutta potremo essere protagonisti. Viva l'Umbria, viva le Marche e viva l'Italia!